Ciao Emanuele, benvenuto anche a te ad Empoli. Parto con questa domanda considerazione. Tu hai fatto un settore giovanile importantissimo, eri stato paragonato a grandi giocatori, di te si parlava davvero un gran bene in quegli anni. Poi a Bologna c'è stata una sorta di parabola discendente. Mi piacerebbe capire da te se c'è un perché e qual è, e in questo la voglia di riscatto e l'opportunità che ti offre Empoli. No, diciamo che magari quando sono arrivato a Bologna, poi il primo anno giocavamo anche magari un modulo che mi si addiceva di più, giocavamo con due esterni, il trequartista, e magari c'avevo più possibilità di giocare in una posizione che sentivo più mia. Dal secondo anno invece, magari cambiando un po' il modulo, ho perso un po', diciamo, le mie caratteristiche, perché mi sono trovato a giocare da mezzala o anche a volte da quinto. Quindi magari anche quello un po' ha influito sul fatto che mi sono adattato più a vari ruoli e non mi sono magari più concentrato sulle mie cose. E Empoli che opportunità è per te in questo momento? No, Empoli è una grande opportunità, anche perché giocano un calcio, diciamo, molto propositivo, palla a terra, dove tutti si muovono, sono tutti in movimento, e diciamo che è un calcio che mi piace. Palla a terra, avere la palla, giocare 1-2, è un tipo di uno stile di calcio che mi piace, mi si addice, credo. Senti, parlavi della posizione in campo che ti è più congeniale, ti chiedo se ti senti più un trequartista oppure un laterale, diciamo così, comunque d'attacco, e poi ti chiedo anche cosa ti aspetti da questa esperienza empolese, perché chiaro, mi immagino un rilancio, ma anche la possibilità, no, di probabilmente trovare quelle certezze che non hai trovato fino a questo momento a Bologna. No, come posizione in campo mi ci trovo bene in tutte e due, perché ho fatto per vario tempo sia il trequartista, magari i primi anni, poi mi sono spostato sull'esterno, in nazionale ho giocato anche spesso esterno, però anche giocando esterno mi piace venire dentro il campo, quindi in realtà tutte e due le posizioni mi piacciono. E poi sul fatto delle mie, diciamo, di Empoli di quest'anno, spero di giocare il più possibile, che magari in questo anno, soprattutto in questi 6 mesi, ho giocato poco, e ritrovare un po' il minutaggio e di dare il mio contributo comunque all'Empoli. Ciao, benvenuto. Ti chiedo quanto ti può aiutare la concorrenza là davanti di gente navigata, come può essere Piazza, o di giovani come Baldanzi, e poi qualcosa anche su come ti sei già ambientato in questa prima settimana azzurra. No, tutti, diciamo, i compagni mi hanno accolto bene sin dall'arrivo, poi anche aiuta il fatto che è un gruppo abbastanza giovane, comunque sono quasi tutti giovani, quindi alcuni poi li conoscevo già magari dalla nazionale, però mi sono trovato bene fin da subito, e sicuramente avere dei giocatori forti come magari Piazza o Baldanzi così in quella posizione ti aiuta anche per te stesso per migliorare, quindi fa piacere. Le ultime due cose per me, ti chiedo intanto come stai da un punto di vista fisico, perché purtroppo a Bologna nelle ultime gare non sei stato un protagonista, e poi mi piacerebbe capire questo da te: arrivi con un contratto, con un diritto di riscatto a favore dell'Empoli, e parlando col direttore mi sembra che ci sia la voglia, insomma, di investire su di te. Ti piacerebbe essere il futuro di questo club? No, sì, fisicamente sto bene, anche perché mi sono sempre allenato, mi sto allenando da quando sono arrivato, mi sono sempre allenato, quindi su quello sto bene. Poi sul fatto, adesso penso a fare bene questi 6 mesi, giocare il più possibile, ritrovare magari qualche certezza che in questi soprattutto 6 mesi ho avuto meno, però quello è l'obiettivo, intanto pensare a questi primi 6 mesi. Ti faccio l'ultima da parte mia, perché Roberto Piccoli ha già esordito, tu contro la Roma sei rimasto in panchina, ora c'è lo Spezia, quindi parlando di campo, che partita ti aspetti sabato, e secondo te, insomma, se speri di poter fare il tuo esordio azzurro? La partita con lo Spezia sicuramente sarà molto difficile, perché loro sono una squadra fisica che deve lottare, perché comunque non si trova in una posizione, diciamo, molto buona. Quindi verrà qua e darà il massimo, e noi saremo pronti anche noi a dare il massimo, perché comunque una vittoria sarebbe importante anche dopo magari la sconfitta di Roma. E poi ovviamente sì, spero che ci sia il mio esordio.